erano le previsioni fatte a metà degli anni 70, che le parole scritte nell'Agenda 2030 rappresentino non solo l'impegno preso dai capi di Stato e di Governo in nome delle persone che li hanno eletti, in nome dei loro paesi, a settembre del 2015, un impegno alto, basato proprio sulla preoccupazione che la non sostenibilità, non solo ambientale, ma anche economica, sociale, istituzionale, possa determinare quello scenario che abbiamo visto poco fa. Noi crediamo, e sempre di più persone nel mondo credono, che lo schema con cui sono stati costruiti i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile, con una visione integrata dell'economia, della società, dell'ambiente, delle istituzioni, sia un passo avanti fondamentale. Come dico sempre, ci sono tre possibilità di fronte a questa agenda. Primo, troppo complicato. Io ho da occuparmi delle mie cose, che posso stare a pensare anche alle altre, no? Seconda possibilità, di cosa mi occupo? Educazione, c'è obiettivo 4, perfetto, continuo a fare le cose che facevo prima, però dormo più tranquillo. Terza possibilità, accettare la sfida della complessità. La sfida dell'integrazione è un salto culturale difficilissimo, lo vediamo, lo abbiamo visto in questo anno e mezzo di lavoro. Così come accettare l'universalità, che è un'universalità non solo tra paesi sviluppati e paesi emergenti e paesi in via di sviluppo, ma è un'universalità all'interno di ogni paese, perché non è un'agenda solo per i governi, non è un'agenda solo per le imprese, non è un'agenda solo per i consumatori, è un'agenda per tutti. Questo richiede un salto culturale fortissimo. Il cambio di paradigma a cui ci chiama l'enciclica Laudato Si, con un passaggio durissimo, fondamentale, ma quando ve lo sentite dire dal Papa in fronte, come mi è capitato a gennaio di quest'anno, avevamo organizzato un incontro con la Global Foundation, con investitori internazionali, e dice: attenzione voi che avete responsabilità nelle vostre imprese, perché se accettate la logica dello scarto, un giorno qualcuno scarterà voi. Questo spiega naturalmente i sistemi dei bonus, ma è un messaggio molto forte ed è un messaggio di nuovo che richiede un cambiamento culturale. Abbiamo scelto di fare questo festival lanciando neanche il cuore oltre l'ostacolo, come si diceva, proprio in un altro pianeta, e devo dire che la scelta, appunto, disegniamo il futuro, cambiamo il presente, accolto nel segno, e l'abbiamo fatto quest'anno perché questo è un anno non banale, è un anno in cui il governo sta preparando la strategia italiana, dovrà presentarla tra qualche settimana all'ONU, la presidenza italiana del G7, le elezioni amministrative e forse anche le elezioni nazionali, perché o questi temi entrano nell'agenda politica adesso e condizionano i prossimi 5 anni, oppure noi al 2030 racconteremo di come abbiamo bucato i nostri impegni. Qualche cifra sul festival, questa vi dà un'idea dei luoghi del festival. Abbiamo avuto 221 eventi, il 10% in più di quelli che avevamo annunciato il giorno di partenza del festival, perché nel frattempo altri sono arrivati e altri hanno detto: quest'anno non ce la facciamo, ma l'anno prossimo lo rifacciamo, sì. Quasi 300 scuole coinvolte, vorrei dare il benvenuto ai ragazzi, alle ragazze che più tardi saranno premiate in questo concorso. È anche il concorso Youth for Action per gli SDGs, vedrete una presentazione interessantissima. Insomma, prima di tutto grazie per questa straordinaria avventura al segretariato, a tutti gli organizzatori, a chi su base volontaria ha passato molto tempo a organizzare questa grande manifestazione. Ma quali sono i messaggi di cui non eravamo al corrente 17 giorni fa? Primo, le imprese e la finanza ci sono. Aver avuto l'alleanza delle cooperative, Confindustria, Confcommercio, CNA, la CIA e
la FEBAF, la Federazione delle Banche della Finanza e delle Assicurazioni, che hanno sottoscritto un impegno in questo campo, Presidente. Non era scontato, anzi qualcuno ha detto, se l'avessimo detto, me l'avessi detto 6 mesi fa, avrei chiamato la Neuro. Questo, tra l'altro, una persona proprio addentro alle imprese. Ma non solo. Il Consumers Forum, che riunisce le imprese della distribuzione e le associazioni dei consumatori, ha fatto qualcosa del genere, una bozza di un manifesto per quello che hanno chiamato sostenibilità consumeristica. Chiaro, queste sono dichiarazioni di intenti e adesso noi lavoreremo con loro per realizzare concretamente gli impegni. Perché vedete, molte imprese, lo ha ricordato anche Luigi Stefanini, hanno capito che questa è una grande opportunità. Una grande opportunità che molti stanno già utilizzando. Questi sono i risultati di un'indagine su oltre 1000 amministratori delegati in tutto il mondo. Questo è quello che ci dicono 35 grandi imprenditori, esperti da tutto il mondo, che se solo realizzassimo gli SDGs, solo in questi 4 settori si creerebbero 12.000 miliardi di maggiori opportunità. La finanza, ce l'ha ricordato Stefanini, già investe su questo ed è un po' preoccupante, perché vuol dire che sono molto preoccupati del futuro. È un segnale da leggere da diversi punti di vista. Sono molto lieto che appunto nei prossimi giorni partirà il primo Social Impact Bond in Italia, grazie a Human Foundation, che mostra anche come si può fare diversamente investimento e finanza. Cosa ci dicono queste rilevazioni? Questa è la rilevazione di CSR Europe, che ci dice cos'è che ostacola tutto ciò. Un punto importante è la mancanza di impegni chiari dei governi. La seconda cosa che abbiamo scoperto è che le amministrazioni pubbliche ci sono. Forum PA ha organizzato l'intero forum quest'anno intorno a questo tema, incontrando un enorme successo. Il tema della pubblica amministrazione per lo sviluppo sostenibile è un tema che ha colto nel segno.